il fatto che ci siano dei ragazzi che rinunciano alle vacanze estive, che non, ovviamente non percepiscono soldi di alcun tipo, per di fatto montare il palcoscenico sul quale per una settimana si muove la politica e la società italiana, beh, io lo considero un autentico miracolo. Un miracolo però riuscito a metà. La collinetta di San Gregorio al Celio, luogo dove si è svolta la 13ª edizione di Atreju, la festa nazionale della Giovane Italia, versa attualmente nel più completo degrado. Difatti l'area in cui si è svolta la kermesse non è stata ripulita, il palco non è stato smontato e la zona è piena di sporcizia. La manifestazione si è conclusa oramai l'11 settembre scorso e gli smantellamenti sono ancora in corso. Marco Perissa, il dirigente nazionale del Movimento Giovane Italia, aveva assicurato che entro il 23 ottobre, data in cui scadevano i termini per lo smantellamento, degli allestimenti, la collina del Celio sarebbe stata completamente ripulita. Come è accaduto per tutte le precedenti edizioni di Atreju, ha detto Perissa, l'organizzazione è impegnata per evitare qualsiasi forma di degrado, nel pieno rispetto delle indicazioni degli uffici competenti dell'amministrazione capitolina. Così non è stato e la zona di fronte al Palatino e vicinissima al Colosseo e all'area archeologica del Foro Romano è ancora abbandonata. Un gran peccato considerato il fatto che la collinetta del Celio sorge in uno dei luoghi più belli di Roma e ad alta frequentazione turistica, praticamente un biglietto da visita per gli stranieri. E pensare che questo stesso parco aveva ospitato qualche settimana fa Berlusconi, Alfano, Vendola, Casini e lo stesso Alemanno. Ora la festa è finita e lo scenario che si presenta sembra abbandonato a se stesso. Assi di legno e travi di ferro accatastate, sedili lasciati a marcire all'aria aperta, la moquette lasciata in balia delle intemperie, erbacce che crescono ovunque. Ci sono le telecamere di sorveglianza, ma mancano i cartelli che intimano il divieto di accesso nella zona. Molti arredi sono stati tolti, ma sono stati accatastati sul retro. Non solo. Trattandosi di un cantiere in smobilitazione ormai da molte settimane, la zona è anche pericolosa perché priva di un'adeguata protezione. Il motto della kermesse era fate largo all'Italia che avanza, ma forse bisognerebbe avanzare senza lasciare dietro di sé degrado e sporcizia, soprattutto se questo avviene in un centro turistico di straordinaria importanza per l'Italia e per l'estero.